Quella del duo pianistico dei gemelli De Stefano è una straordinaria avventura musicale ed umana. Classica li ha incontrati in occasione di un loro concerto in Sala Verdi, a Milano, e poi è andata a spiarli per qualche giorno a casa, in Calabria, a Palmi. Le diverse personalità di Francesco e Vincenzo si compongono in un unico mosaico, l'uno proteso in avanti, nello studio come nella socialità quotidiana, l'altro riflessivo e incline all'approfondimento. Uno allegro con fuoco, l'altro andante cantabile. Questa diversità di temperamento diventa ricchezza di prospettive nello studio e permette al duo De Stefano di attraversare il repertorio con una cifra originale e subito riconoscibile. Una cifra fatta di intensità che non è foga fine a se stessa e di una accuratezza che non sconfina mai nel cesello compiaciuto. I De Stefano, insomma, vanno al cuore della musica, senza manierismi, suonano al presente indicativo ed evitano accuratamente ogni affettazione. L'entrata in scena, mano nella mano, al contempo tenera e determinata, è forse l'immagine che meglio rappresenta questo duo pianistico. Sul palcoscenico creano un cerchio magico di concentrazione. Sono due persone fino alla prima nota, poi, nella musica, diventano un unicum. Вид с балкона музея-квартиры Рихтера. 16 этаж. Hello. Francesco? Buon appetito. What do you eat? Pizza? Dice Margherita. Margherita. Big Margherita. Big Margherita. And Francesco, what do you? Pepperoni. Good choice. And how is it today? How is your lasagna? Our lasagna is very, very tasty. I like this cheese. Four kinds of cheese. Buon appetito! Buon appetito! Abbiamo portato dei peperoncini che sono nostri alleati calabresi prima e dopo le nostre battaglie sul palcoscenico. frequentavamo facevamo la scuola elementare, i nostri insegnanti hanno deciso di dividere le classi. Ci hanno messo in due classi separate. Ma la nostra unione è talmente tanta che dopo, in seguito, i nostri insegnanti ci hanno visto che eravamo abbracciati nello stesso bagno. Quindi non è stato possibile dividerci. Non è stato possibile dividerci. Mentre molte persone ci dicono, ad esempio, che siamo introversi, al contrario, sul palcoscenico ci troviamo a nostro agio, siamo tutt'uno con la musica. Mentre suoniamo tutta la timidezza o l'introversione che possiamo avere nelle nostre attività normali, parlare con altre persone o una semplice altra intervista, si annulla. Ci limitiamo semplicemente a seguire il compositore. E questa è la cosa più bella che ci possa essere capitata, perché abbiamo a che fare con una materia spirituale. Una cosa che amiamo moltissimo è il suono dell'applauso, lo scroscio dell'applauso. È forse il suono più bello che ci sta al mondo. Ti ricordo dove abbiamo vinto questa coppa? Sarà stato forse mica Miami Beach questa. Nel 2005, probabile. Invece questa, 1997, 4 maggio del 1997. Ma forse non avevamo nemmeno la forza di tenere le bambine in mano queste coppe. Ti ricordi quando abbiamo dimenticato la valigia con tutti gli smoking? Qual è quella che, una di queste che ti piace di più? Guarda questa che bella, grande. Ah, questa che l'abbiamo vinta a Mosca? No, no. No, a Mosca non abbiamo vinto coppe, mi sembra. Ah? No. Ti ricordi che abbiamo dimenticato i libri sull'autobus? Sì, era San Marino, era prima della prova, proprio prima, eravamo appena arrivati col treno, avevamo già viaggiato tutta la notte. Vabbè che poi non ce n'è stato proprio forse nemmeno bisogno, perché suoniamo quasi sempre a memoria, vero? Ma te immagini nell'Ottocento Liszt, il creatore del concertismo, che tiene una coppa per mano? Il pianoforte è per me come la nave per il marinaio, il corsiere per l'arabo. Che pagina? Dimmi, va bene. La settima.